Benvenute in questo nuovo video di Miss Networker su YouTube! Oggi vi voglio parlare dei 20 motivi per i quali il network marketing può essere un'ottima scelta di business. Vediamoli insieme, anzi, prima di vederli insieme, torno un attimo indietro. Sono io, sono Luisa, sono una networker da 12 anni e quindi da un bel po' di tempo svolgo un business interamente digitale. Ed è per questo motivo che ho pensato di raccogliere i 20 motivi per i quali una persona dovrebbe dire di sì a questa attività. Sono i 20 motivi che a me rendono felice, rendono energica ogni giorno, però magari a te potrebbero non piacere. Vediamoli insieme. Il primo motivo per il quale, secondo me, una persona dovrebbe dire di sì al network marketing è la possibilità di poter lavorare dovunque, in qualsiasi parte del mondo. Basta semplicemente avere uno smartphone, come quello che sto utilizzando io in questo momento per fare questo video, un computer, un'agenda, una penna e finish, stop, si inizia. Si può lavorare da una caffetteria, si può lavorare da una casa, da un albergo, piuttosto che in una spiaggia o in un bellissimo parco. Si può lavorare in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi parte della città, dovunque vogliamo. L'importante è essere consapevoli che per poter ottenere risultati dobbiamo lavorare, quindi portiamo sempre con noi lo smartphone, un power bank per ricaricare la batteria e il computer per svolgere le attività che con il telefono non riusciamo a fare. Qui. Perfetto, cominciamo. Il secondo motivo, che secondo me è fondamentale, è la libertà di poter decidere come gestire il proprio tempo. Cosa significa? Non devo chiedere permessi, non devo chiedere la possibilità a un capo di prendermi una giornata libera piuttosto che di avere 2 ore di tempo libero per fare una visita o per fare qualsiasi altra cosa. La libertà di potermi autogestire. Naturalmente ha i suoi pregi e i suoi difetti, perché la troppa libertà potrebbe farci perdere un po' la bussola. Potrebbe farci perdere la direzione verso i nostri obiettivi, e questo implica che per poter associare libertà a guadagno e a crescita professionale dobbiamo avere tanta disciplina, tantissima, quindi dobbiamo imparare ad autogestirci, a imporci dei limiti, degli obiettivi, degli orari e capire quando è il momento di fermarci, quando è il momento di lavorare e quando è il momento di fare qualsiasi altra cosa. Terzo motivo, basso costo d'ingresso. Cosa significa? Creare un'azienda al giorno d'oggi costa tantissimo, lo sapete benissimo, o chi è comunque imprenditore lo sa bene. Partita IVA, aprire la società, tutti i costi di gestione, per quanto riguarda i dipendenti, i costi dei dipendenti, c'è veramente tantissimo investimento da fare per poter sviluppare e creare quindi un'azienda partendo da zero. Con il network marketing ci può essere un piccolo investimento iniziale, quindi l'azienda ti chiede magari per entrare un piccolo investimento, che può essere di fai tu un ordine, acquista un set, un kit e così via, e poi si inizia, e poi sta a te, alle tue energie per creare e sviluppare la tua attività partendo da zero. Questo è uno dei motivi per il quale molti imprenditori, quando sentono la possibilità di svolgere anche il network, quindi il network marketing associato alla loro attività di impresa, accettano subito, perché sanno quanto sia difficile creare un'attività, quanto sia difficile avviarla, quindi con tutti i costi, e quanto invece farla attraverso il network marketing sia molto semplice. Parliamo di un'attività quasi imprenditoriale, perché l'attività di network marketing si può associare un po' a quella imprenditoriale, ma allo stesso tempo si può associare a quella manageriale, ad un costo pari quasi a zero. Il costo d'ingresso dipende sempre dall'azienda nella quale decidiamo di entrare. Quarto motivo, nessun dipendente. Beh sì, tutte le persone che lavorano con noi, insieme a noi, sono persone che collaborano, quindi sono parte del team, della squadra, che ricevono quindi delle provvigioni, noi guadagniamo delle provvigioni sul loro operato, sul loro lavoro e quindi sul nostro lavoro, perché se noi lavoriamo bene, loro lavorano bene di riflesso, ma non sono nostri dipendenti. Questo significa che diamo libertà alle persone. Chi lavora con noi è libero, libero di appunto gestirsi il proprio tempo piuttosto che di lavorare in ogni parte del mondo, ma allo stesso tempo appunto non è un nostro dipendente, quindi per poter guadagnare riceve delle provvigioni in base al suo lavoro, quindi guadagna in base a quello che fa. 5.
Il quinto motivo è che non ci sono discriminazioni, donne, uomini, età, quindi non c'è un limite di età, si può iniziare anche se si è molto giovani, piuttosto che se si è molto grandi di età, ma la cosa più importante è la nostra voglia e la nostra determinazione, quindi non ci sono discriminazioni, neanche a livello di studi. Perché? Perché si impara facendo, si impara studiando mentre si fa, ma non c'è un obbligo di un determinato diploma, piuttosto che di una determinata laurea, quindi di un determinato titolo di studio. Tutti possono svolgere l'attività di network marketing. Sesto motivo: non essendoci vincoli a livello di orari, non ci sono neanche vincoli a livello di pendolarismo. Non bisogna viaggiare per poter lavorare, quindi andare in ufficio, non bisogna prendersi tutto il traffico della mattina, in questo caso di Milano, che è terribile. Si può tranquillamente, come ho detto all'inizio del video, lavorare dovunque si voglia, e questo implica che non abbiamo neanche tutto lo stress e tutta l'ansia che un normale lavoratore ha quando si deve spostare dalla casa all'ufficio o comunque al punto in cui deve lavorare. Ultimo motivo, la sicurezza. Cosa significa? Non c'è niente di certo nella vita, lo sappiamo bene. Anche un lavoro a tempo indeterminato si potrebbe perdere. Niente di più vero, soprattutto in questo periodo. E questo cosa implica? Che con il lavoro del network marketing, lavorando a provvigione, tu lavori e guadagni in base a quello che fai, quindi non hai neanche l'ansia e lo stress che una persona da un momento all'altro potrebbe licenziarti. Non ha senso, se tu non lavori non guadagni, e questo ci implica anche avere più sicurezza, più tranquillità. Cosa significa? Significa che quando abbiamo un lavoro da dipendente, spesso si vive con l'ansia che il capo o comunque l'imprenditore che sta in alto da un momento all'altro potrebbe dire: guarda, purtroppo la tua figura non mi occorre più, devo per forza licenziarti. Con il lavoro del network marketing non può accadere. Perché? Perché lavori a provvigione, quindi se lavori guadagni, e il tuo capo, quindi il proprietario dell'azienda, non ha neanche motivo di licenziarti. Perché? Perché ti sta pagando non a ore, non a stipendio fisso, ma in base a quello che produci. È vero che le aziende di network marketing possono fallire o possono decidere di chiudere in determinati paesi, è vero, ma la rete che costruisci è creata da te, quindi le persone seguono te dovunque poi tu deciderai di andare. Mi sono persa un attimo con il conteggio dei motivi, vabbè, io continuo a dire. Altro motivo, mi sembra l'ottavo, non ne sono sicura. L'ottavo motivo quindi è dedicato alla formazione. Nel network hai costante formazione, vendita, formazione team, leadership, social, qualsiasi tipo di formazione potrebbe servirti per crescere, nel network la trovi. E questa è una cosa bellissima, perché soprattutto in tantissime aziende, nel 90% delle aziende, questa formazione è gratuita. È gratuita, quindi ti permette di crescere, la ricevi tutti i giorni, costantemente, tramite messaggi, tramite Zoom, tramite corsi registrati. Secondo me la formazione è quello che poi spinge una persona a fare sempre di più, perché più una persona migliora a livello di personale, quindi a livello di formazione mentale, formazione propria, più una persona riesce a ottenere anche maggiori risultati e cresce. Devo mettermi a studiare. Non ho motivo. Penso, non vieni mai lasciato da solo, non sarai mai solo, ci sarà sempre qualcuno a fianco a te che ti supporterà, che sia sopra di te, che sia a fianco a te, che sia in struttura sotto di te, ci sarà sempre qualcuno che sarà pronto a darti la mano, ad aiutarti e a condividere dei preziosi consigli per farti crescere. Decimo motivo: costante crescita personale. Il network fa crescere. Una cosa che ho imparato negli anni è che la crescita personale è fondamentale, e ci sono persone che rimangono chiuse all'interno di una campana per tutta la vita e magari a 50-60 anni si pentono di non aver fatto determinate cose durante appunto gli anni precedenti, e questa è una cosa oscena. Spero che un domani, ma me ne accorgo anche adesso, non mi pento di quello che ho fatto negli scorsi anni, perché c'è stata una continua evoluzione, non sono mai stata ferma, e questo lo devo soprattutto alla mia attività di business, che mi ha permesso di conoscere tante persone nuove, di relazionarmi quindi con persone che non conoscevo e che forse non avrei mai conosciuto se non avessi mai iniziato un'attività di network marketing. Mi ha permesso di viaggiare, di conoscere nuove culture, mi ha permesso di avere il tempo di studiare, di leggere libri, di formarmi, e mi ha permesso di crescere a livello personale. Crescita personale significa anche imparare a condividere, imparare ad aiutare le altre persone attorno a te, chiunque esse siano, fanno parte della tua rete, non fanno parte della tua rete, fanno parte dell'azienda per la quale lavori. Cerca di capire che la cosa principale
quando si cresce personalmente, a livello personale, e diventare delle persone migliori in tutti i sensi. Undicesimo motivo per il quale svolgere un'attività di network marketing. L'attività di network ti crea delle nuove abitudini positive, belle. Ti imponi di essere una persona migliore, ritorniamo alla crescita personale, e per fare questo ti crei delle nuove abitudini nella tua to-do della giornata. Nuove abitudini che si trasformano in qualcosa che fa parte di te, e questo secondo me è bellissimo perché migliori anche a livello di azioni che compi durante la giornata. Dodicesimo motivo: lavori online. Tante persone lavorano offline, sì, ma quello che ho potuto notare io è che si cresce molto più velocemente sfruttando i social o comunque il digital, tutto ciò che è online. Online c'è un mondo. Ci siamo noi, c'è tutto il mondo. Poter raggiungere tante persone nello stesso identico momento per me è qualcosa di magnifico e anche gratificante, perché tante persone contemporaneamente leggeranno una mia sponsorizzazione piuttosto che un mio contenuto dove offro un'attività, mi contattano per chiedermi informazioni e io ho la possibilità di aiutare tante persone durante la stessa giornata. Quindi lavorare a livello digitale per me è qualcosa che cambia la vita delle persone. Poi, altro motivo: lavori in un ambiente privo di stress. Questo è bellissimo, è top. Non so cosa fai tu che mi segui, stai guardando questo video in questo momento, ma ci sono tante persone che in questo preciso istante stanno combattendo con dei colleghi o con delle colleghe o con dei capi che lavorano nello stesso loro ufficio, nello stesso loro posto, e gli causano stress. Tornano a casa distrutti a livello mentale, fisico, perché sono nervosi, sono stanchi, si sentono demotivati. E invece con il network lavori dove vuoi, e quindi lavori in un ambiente che è privo di stress. Se quell'ambiente in cui lavori ti sta causando stress, chiudi il computer, chiudi lo smartphone, cioè spegni lo smartphone, vai in un parco, ti metti le cuffiette e lavori da là. Altro motivo: il reddito. Si guadagna in maniera illimitata. È vera questa cosa, nel senso che può sembrare molto truffa, fuffa, ma effettivamente è così. Se tu lavori, guadagni. Più lavori, più ti impegni, più cerchi di capire qual è la chiave per poter crescere, più guadagni. Perché? Perché l'azienda di network paga in base alla tua produttività. Più produci, più vendite fai, più fatturato porti, più guadagno ottieni. È proprio direttamente proporzionale. Questo implica che ogni anno hai una sorta di assegno in bianco dove ricevi una cifra in base a quello che hai fatto e hai creato. Quindi non guadagno ore, non guadagno limitato perché magari quel mese sei stato male o hai lavorato meno o hai chiesto un part time. Guadagni in base a quello che fai. Altro motivo: conosci nuove persone. Beh, alla base del network marketing o comunque alla base di qualsiasi tipo di lavoro di vendita ci sono le persone. Relazioni, tante nuove relazioni sincere, ed è una cosa bellissima perché ogni giorno entri in contatto con tante nuove persone che hanno bisogno magari di aiuto per risolvere un loro problema, che può essere un problema di tipo economico e quindi vogliono entrare a lavorare nel tuo team, piuttosto che un problema legato a una soluzione che hai con i tuoi prodotti o servizi. E penso che sia bellissimo perché in mezzo a tutte quelle persone con cui parli ogni giorno puoi trovare delle persone stelle, delle persone che possono diventare realmente tue amiche, e questa è una cosa bellissima. Altro motivo: lavorando dove vuoi hai la possibilità anche di lavorare con la tua famiglia, e penso che sia questa una delle cose più belle in assoluto, perché prendere i tuoi spazi per lavorare, ma ci saranno dei momenti in cui avrai necessità di portarti il lavoro a casa, letteralmente, e in questi momenti che dici caspita è proprio bello lavorare online. Perché? Perché puoi farlo da casa con magari i tuoi bambini, puoi decidere di mettere in pausa adesso e riprendere alle 10 di sera, piuttosto che spegnere il computer, riprendo domani, perché adesso in questo momento devo dedicare il mio tempo alla mia famiglia. Altro motivo: aiuti le persone, impari ad aiutare tante nuove persone che non conosci ma che ti contattano perché hanno bisogno del tuo aiuto, e qui aumenta anche la tua autostima, perché stai aiutando delle persone, è una cosa bellissima. E inoltre abbiamo anche vantaggi a livello fiscale: siamo tutelati dalla legge 173 del 2005, una legge speciale che aiuta e supporta tutte le persone che lavorano nella vendita diretta o nel network marketing. Insomma,
non so a che numero sono arrivata. Io spero davvero di aver detto 20 motivi per i quali svolgere un'attività di network marketing. Me lo auguro, perché effettivamente 20 sono tanti. Non so come mi sia potuto venire in mente il numero 20. Potevo dire 5, potevo dire 10, che era più facile da stare dietro col conteggio. Però vabbè, non importa. Ho detto 20 e spero di averne scritto, di averne detto 20. In caso, scrivimi tranquillamente in uno dei miei social e ti dirò gli altri motivi che mi sono dimenticata di dire in questo video YouTube. Voglio chiudere con il rumore del trappolo in sottofondo. Voglio chiudere questo video dicendo per me l'attività di network in generale, l'attività online, il business digitale in generale, mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita letteralmente, e non posso raccontare una storia strappalacrime perché non esiste. Ho iniziato che avevo 19 anni, quindi ero proprio all'inizio dell'attività lavorativa, non avevo mai svolto altro tipo di lavoro al di fuori appunto di un lavoro digitale, e questo mi ha permesso di essere ancora più grata, perché veramente grazie al digital ho potuto creare la vita che desideravo, la vita che era nella mia testa: poter viaggiare e lavorare contemporaneamente, poter avere relazioni con tante persone nuove, poter frequentare corsi piuttosto che leggere libri senza avere l'ansia di dover ritornare al lavoro dopo mezz'ora, dopo un'ora. Non so, sono tanti piccoli motivi che sommati insieme mi rendono grata ogni giorno di svolgere un'attività online, di svolgere l'attività della networker. Spero che questo video vi sia piaciuto, e spero che l'ultimo pezzo con il rumore del trappolo non vi stia disconcentrando. Se non svolgete ancora un'attività di network marketing, contattate chiunque, qualsiasi network di qualsiasi azienda, cercate di capire le caratteristiche dell'azienda appunto dove vorreste entrare, cercate di vedere se si associa, si sposa con i vostri pensieri, il vostro modo di vivere, e poi buttatevi, iniziate l'attività di network, perché è un'attività che può stravolgere la vita a tante persone, partendo da voi. Ciao networker!